Sente? Sì. Due parole. Più su, più su. Due parole. Prima ho sentito che parlavano di Mugam. Ho fatto un esempio. Mugam, io direi piccolo esempio dal nostro compositore Osirga Cebekov, che ha scritto il suo libro. C'era, dice, sì, il 14° secolo stava costruito un castello. Salendo sopra si vedeva dall'Andalusia fino a Cina, dall'Africa centrale fino a Caucaso. C'è questo castello Mugam, tutti suonavano questo genere di musica. Poi passando il tempo crolla questo castello, ogni popolo raccoglie materiali da rovina, costruisce il suo castello. Così diventa da noi Mugam, tutti dicono Makam, uzbeki Makom, persiani Baskia, l'unica cosa che perché suonato questo Mugam, si chiama Rast, tutto questo paese cambiato, alcuni Makam diventato principale, diventato una parte del Makam, alcuni contrario, parte diventato Makam principale. L'unico Makam che tutte popole suonano fino ad oggi, sia tonalità sia nome non è cambiato, è Rast. Rast significa dritta, verità. Such a Kusulu,
Deinim, amon, amon.